del Bidiano che va a fare il suo di questa. E poi io su questi argomenti non ci tornerei, eviterei così Pasquinucci, che si è tolto la soddisfazione in questo mandato di militare in un partito che era la più in maggioranza, la cui opposizione ha accettato era sia in maggioranza che l'opposizione, come abbiamo visto nel corso degli anni. Mi riferisco ovviamente alla Lega Regata dei malcontenti, poi in maggioranza, no, all'epoca, quindi mi si è tolta anche questa soddisfazione. Io ho sentito il sindaco che più di una volta, essendo una persona onesta, cerca di dimostrare, parlando un po' in maniera secondo me confusa di questa variante, va bene, però poi viene fuori che tutto il bene c'è e vuole il frutto del passato, l'eredità che c'è stata lasciata, per esempio amministrativo e quant'altro, non ce la fa a evitare il fatto che questa variante è una variante che io non ho detto essere talmente destra, perché quando ho fatto il ragionamento destra mi sono riferito che il giornalino è l'atteggiamento. Abbiamo detto ci sono degli elementi banali e probabilmente di destra, quindi non voglio stare a citare che sa stare al centro-destra, voglio segnalare, la fondazione ha già preso la controparola, quindi ha detto la stessa, voglio segnalare che oggi siete in 15, quindi non avreste dovuto legare da voi, non passerebbe la variante se tutte le opposizioni e le fondazioni del Occidente uscisse, voglio segnalare che casualmente manca la parte sinistra della coalizione, considerando il PS secondo me abbastanza ricerca, manca i vecchi e manca la sinistra. Quindi ci sarà un motivo. Se la rifondazione molto correttamente fa e vince il proprio punto di vista sul quale non torno, non ci ho detto prima, ma guardate, è il PD. Quando il PD, alcuni satelliti ovviamente hanno una, come dire, una correlazione fortissima, però mancano i verdi e manca la sinistra. Questo ha valore la vostra tesi. Non siete riusciti in questi anni di grande dialogo, invece di fare nella sede opportuna, gravissimo il sindaco Vendia, che non è solo il consiglio che ci sono gli attori contro la progetta della città. Io non ho capito di essere autorizzato, avrò capito male, ma io ci darei attento a fare l'affermazione, perché per principio le scelte della città si fanno qui, cioè ci sono altri attori, si possono trasformare, non si dice nemmeno per un caso di scuola che gli attori decidono sulla città sono anche fuori, ma si sta scherzando, sì. Si sta scherzando, risenti che ha detto sì, si sta scherzando, si sta scherzando, hai detto così. Hai detto, se si fa che decidi te, o sindaco, io vorrei, cioè io fondiggiare Fonfitta di che il consiglio decide anche con gli attori fondiari. Sei te che hai un paese di voi, mi ascolti, le decisioni si prendono in questa sede, perché questo è il consesso. No, perché mi riguarda questa sede. Sì, no, per favore, io non vorrei finire di parlare. Hai fatto un'affermazione che secondo me è la sua portata in tant'è che poi hai reagito facendo qualche volta sì con la mano un atteggiamento secondo me può utilizzare. Il problema è questo. Per quanto riguarda le scelte, noi abbiamo dimostrato anche la questione 15 comuni. Siccome ci dà le base, non le fanno queste cose di qui, cioè avete un ex vice sindaco PD che sia anche la peggiore destra nel prossimo a Santa Lucia Sudana. Guardiamo a Empoli, siamo in consiglio comunale di Empoli, abbiamo passato una legislatura, un mandato a sette sindaco, vorrei recuperare un paio di minuti che sono stato più tutto più buono, non mi pare, ma insomma avete passato un mandato a cercare di fare queste conferenze, non volete sapere perché in alcuni comuni comunisti italiani entrano, in altri no, perché ci sono comuni amministrati meglio di questo qui. È una regola, cioè, allora su tutto lo stivale il ministero dovrebbe essere in maggioranza perché lo sono a Torino. Molte lupo diamo un giudizio, a vincere diamo un altro, a Pappicecca diamo un altro ancora. Voi stessi date un giudizio diverso rispetto a noi. L'amministrazione non ha niente. Non siamo noi a dirlo. Questo non c'è dubbio, ma. Cioè, ma guarda lì, guarda Cavallini, te sai meglio di me, che lo sa certamente si dà. Che i giudizi negativi su quella su questa amministrazione non li diamo solo. Li danno gli stessi sindaci delle altre amministrazioni. E te lo dico io. Perché se è vero come è vero, sono preoccupati i sindaci dei comuni limitrofi delle scelte fatte sui piani di traffico. E lo sapete benissimo che è così. Perché se no non si spiega come mai. Lo sai Cavallini, visto che fai questo diverto con me, come mai lo svincolo da Bianconi in parte più in ritardo? Perché è un Empoli di Montelupo che aveva saputo dialogare. Allora è anche un comunista quello di Montelupo, ma è il sindaco di Montelupo e con quello di Empoli aveva saputo dialogare. O meglio, viceversa, secondo lui. Quindi, succede anche il fratello, quindi può succedere,
anche ovviamente all'interno di fatto che poi si stia fuori dall'altra parte della maggioranza. È per dire che si diverte dal tempo che mai io vado avanti uguale quello che lei presidente. Per favore, allora. Ma poi fai il contrario, perché se no sai che per favore, se faccio giù, poi ci vuoi stare. Ma lo finchiamo a tutti. Adesso, per favore, perché? Finire, anche perché è un concetto che ha un discorso che portava avanti la consigliera essere interrotto. Per favore, che era giusti, come ho fatto, la maggior parte degli interventi, hanno silenzio per l'intervento degli altri consiglieri. Grazie. E la differenza tra tutte le città, lo stesso sindaco diceva, ma parlava sempre.